Possiamo? Scusate se vi abbiamo disturbato, è doveroso da parte del sindaco, è stato un gesto sentito e doveroso quello di invitarvi per darvi la comunicazione della composizione della giunta, che è la cosa che onestamente forse tutti aspettavano da qualche paio di giorni. Noi abbiamo fatto un giro di consultazioni, ci siamo serenamente confrontati. Oggi vedete tutti i miei consiglieri, non solo gli assessori, e al mio fianco con la squadra di merito nel cuore. Manca solo il dottore Meduri perché è fuori per lavoro, tornerà domani sera, o meglio giovedì sera, per una questione di esigenze di lavoro, per far partire anche la macchina amministrativa abbiamo inteso non aspettarlo. Lui comunque non mi porta i saluti per il mio tramite e mi ringrazia per il riparo della squadra che gli è stata comunicata in anteprima. Alla carica di assessore, il primo assessore che cui ho fatto la nomina è stata Emma Toscano, a cui vanno le deleghe di pubblica istruzione e cultura. La seconda nomina è quella del dottor Bruno Sergi, a cui vanno le attività produttive e l'ambiente. La terza nomina è quella che va a Rocco Di Pietro, marketing territoriale, rapporto con gli enti, pubblica, edilizia pubblica, patrimonio, agricoltura e pesca. L'altra nomina, la quarta nomina, è quella che va a Patrizia Crea, Concetta Patrizia Crea. A lei vanno le deleghe di sport, turismo e spettacolo, le politiche sociali, le politiche comunitarie e la polizia municipale. L'ultimo assessore a cui va anche la carica di vice sindaco è quella assegnata alle deleghe, è stata assegnata a Mimmo Domenico Marcianò, a cui va il personale bilancio, gli affari generali e il contenzioso. Come sindaco mi corre l'obbligo di ringraziare veramente in maniera sentita tutta la squadra, anche i 5 che purtroppo non ce l'hanno fatta, il quale naturalmente il sindaco rivolgerà tutte le attenzioni per le problematiche che porteranno e cercherà di coinvolgere, così come sono coinvolte le persone che al momento non hanno avuto la delega come assessore. La nostra intenzione, ferma intenzione del sindaco, di affidare delle deleghe fuori giunta ai consiglieri. Maria Bruna avrà la delega ai tributi, poi alla valorizzazione delle spiagge andrà a Natale Praticò, Lillo Praticò, e all'urbanistica verrà assegnata Elena Zappia. Tutte le deleghe naturalmente sono deleghe assegnate solo momentaneamente, temporanee. Qualsiasi degli assessori e dei consiglieri saranno quotidianamente monitorati e attenzionati, non ci saranno deleghe eterne e intenzione del sindaco, concordata con tutti i componenti, quella di effettuare una turnazione sia per il vice sindaco che per gli assessori. Grazie per la vostra pazienza. Lavoro nell'interesse del comune di Metro. Grazie per la vostra attenzione e grazie agli assessori.